La pioggia ha costretto a rinviare di un giorno la festa conclusiva, ma alla fine anche Vimercate ha potuto celebrare giovedì sera Sant'Antonio, con gli ultimi attesi eventi a chiudere la quattro giorni della tradizionale sagra. Una serata aperta come di consueto dalla sfilata in costumi medievali lungo le vie del centro, curata dal circolo culturale orenese con il civico corpo musicale. Un corteo partito dal must e giunto fino al ponte San Rocco, con i tanti cittadini scesi tra le strade per accompagnare i figuranti. Poi il momento da sempre più sentito, l'accensione dell'alto falò sul greto del torrente Molgora, visibile da più punti e con le fiamme a illuminare le sagome degli edifici circostanti. Un momento di magia per adulti e bambini dopo un weekend già ricco tra esposizioni, visite, laboratori e possibilità di ristoro lungo le vie di Vimercate. Ci tenevamo tantissimo a concludere diciamo, in bellezza come ogni anno con il falò, e quindi l'abbiamo rinviato a questa sera. Come dicevo prima, insomma, durante, poco prima dell'accensione, questa è sempre un'occasione un po' propiziatoria no? e quindi ci auguriamo che con questo falò eh, un anno positivo per la nostra città naturalmente per la comunità di Vimercate, ma soprattutto diciamo, uscendo un po' dai confini cittadini, e guardando un po' al mondo più nel suo complesso, ci auguriamo sicuramente un 2024 più, eh, con più pace rispetto a quello che purtroppo il 2023 ci ha consegnato, che come sapete insomma non è stato un anno positivo da questo punto di vista.